Armi clandestine a pedalino e Vittoria. Un uomo di 50 anni, Salvatore Occhipinti, teneva delle armi nella sua abitazione di Pedalino. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare con il supporto dell'unità cinofila di Catania ed hanno trovato una pistola con matricola Brasa marca Beretta calibro 7,65 con un caricatore già inserito. Nella casa c'erano anche 57 proiettili dello stesso calibro, 3 bossoli già esplosi, 4 cartucce calibro 12 per fucile. Tutto era stato nascosto nel garage di pertinenza della casa di Pedalino. Occhipinti è stato rinchiuso nel carcere di Ragusa, dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi e munizioni. Denuncia a piede libero, inoltre, per 2 pastori di Chiaramonte Gulfi che avevano dimenticato di denunciare il trasferimento da un luogo all'altro di un fucile marca Franchi calibro 12. I controlli dei carabinieri negli ultimi giorni si sono concentrati in modo particolare nel settore delle armi abusive e si sta cercando di setacciare il territorio anche per rispondere alla richiesta di sicurezza dopo le sparatorie e gli episodi criminali che si sono verificati nella zona di Santa Croce e Fascia Costiera. E infatti 20 giorni fa un'altra pistola con matricola Brasa era stata trovata a Comiso nella casa di Adriano Cacciaguerra. Si trattava di una pistola marca Bernardelli con un caricatore inserito ed una serie di cartucce. Il 6 marzo invece era stato arrestato il rumeno Ionel Dobrin di 40 anni che aveva 2 pistole a salve marca Berni modificate con l'innesto di una canna in acciaio filettata per l'inserimento di un silenziatore. In quell'occasione venne trovato un vero e proprio laboratorio di armi artigianali ed una pistola a salve marca Valtro modificata però per renderla offensiva, una carabina d'aria compresso modello B2 di marca Norconia, una carabina d'aria compressa modello 55 marca Aston con canne e calcio ridotti, cosa che la rendeva più potente, ed un caricatore e cartucce compatibili.